Benvenuti a tutti alla nuova puntata di Lezioni di Stile con Irina Tirdea. Siamo qui nel salotto di Iris TV e con noi un invitato molto speciale oggi, direttamente da Torino, Michela Farabella. Buongiorno Michela. Buongiorno a tutti. Spero di presentarla al meglio. Io ho capito che lei è una scrittrice in primis, giusto? Perché ha scritto un libro molto importante che oggi lo vogliamo mettere in primo piano, visto anche la situazione drammatica che noi viviamo su tutto il territorio nazionale, ma per la seconda volta siamo di nuovo in lockdown. Noi siamo in Lombardia, lei in Piemonte, quindi le principali regioni molto affettate. Vogliamo dire qualcosa su questo libro? Come nasce? Come si chiama? Qual è stato il suo scopo? Ma allora, il libro è nato per caso perché è la storia appunto di mio padre. Mio padre era un grave malato di Alzheimer e ripercorre 4 anni della sua malattia. Perché è stato pubblicato? È stato pubblicato non solo per far conoscere la malattia dell'Alzheimer, che è comunque una patologia neurodegenerativa, purtroppo sconosciuta a molti, cioè se ne sente parlare, ma sono poche le persone che conoscono realmente sia i sintomi e sia anche il decorso di questa malattia terribile. E poi è nato perché volevo che la gente fosse a conoscenza di quello che spesso accade a molti anziani che sono malati di Alzheimer e che vengono purtroppo rinchiusi in strutture che si chiamano RSA, quindi residenze socio-sanitarie assistenziali, e insomma una fine bruttissima. Volevamo dire come si chiama questo libro? Sì, il Alzheimer libro si Spazio chiama. Sì, Italiano. allora. Come? Alzheimer Spazio Italiano. Quindi le abbiamo Ah, dato allora, una io curo. identificazione. Sì, allora, diciamo che ho creato in parallelo un'associazione che si chiama Alzheimer Spazio Italo e che cerca di essere presente su tutto il territorio a livello nazionale e cerca di essere presente e di dare supporto alle famiglie che hanno purtroppo un malato di Alzheimer in casa. Il libro si chiama Italo, con te partirò ed è edito da Carello. E dove lo troviamo questo libro? Se qualcuno lo vuole appunto acquistare o Allora, il leggere. libro si trova in qualsiasi libreria, si trova il libro si può trovare in tutta Italia, sia online, sia ovviamente la versione cartacea, e si trova anche oltreoceano, perché è stato prodotto anche in lingua inglese per il mercato statunitense e il mercato, insomma, del Nord America. È stata una sua scelta di far conoscere questa realtà italiana anche all'estero, o semplicemente ha voluto solo diffondere, Sì. sensibilizzare con questa situazione, con questa malattia? Diciamo che facendo parte di molte associazioni che si occupano di Alzheimer a livello internazionale, perché ho fatto anche parte del gruppo di Dementia 2020, allora ho cercato insomma di sensibilizzare questo tema anche all'estero, cioè quindi ho deciso di divulgare il libro anche all'estero. Perché ho voluto questo? Perché comunque è un libro sicuramente autobiografico, molto crudo, drammatico, è una storia shock che è realmente accaduta a Torino ed è giusto continuare a parlarne, soprattutto adesso con questo tema terribile che è il Covid, cioè con questo virus terribile, perché gli anziani continuano a morire e io sono molto addolorata. Solo oggi pomeriggio ho ricevuto la telefonata di una mia cara amica, la quale appunto ha la madre che si trova ricoverata in struttura e le hanno comunicato che è stata appena trasferita in ospedale, quindi sicuramente sarà una di quei tanti anziani purtroppo che non riuscirà a superare questa malattia e non riuscirà insomma a superare il virus, e questo non va bene, anche perché io penso che
Abbiamo avuto 6 mesi per poterci attrezzare, per poter attrezzare le RSA affinché gli anziani non si ammalassero all'interno, ed è inammissibile dover ricevere una telefonata così triste come quella che ho ricevuto io oggi pomeriggio, dove appunto mi si dice: mia madre si è ammalata. Com'è potuto accadere, visto che i parenti non sono più autorizzati all'ingresso di queste strutture? Questa è una domanda che mi pongo io, ma che pongo a tutti. Quindi ovviamente. Dobbiamo capire, giusto per appunto far chiarezza anche verso i nostri telespettatori, c'è un problema molto grave di normativa, di prassis, giusto, che non va avanti in porto. Sì, sì. Quindi ci può raccontare concretamente l'intera storia, quella esatto, che l'ha vissuto, così possiamo avere chiarezza su questa problematica così importante. Allora, raccontare la storia di Italo è veramente, cioè la storia di mio padre è veramente molto lunga. Diciamo che si può sintetizzare in alcuni fatti che sono stati determinanti. Allora, mio padre si è ammalato di Alzheimer. Il suo era un Alzheimer grave, era una persona molto aggressiva ed era praticamente impossibile tenerlo a casa, perché spesso viene consigliato, cioè questo è quello che consiglio anch'io a chi ha un grave malato di Alzheimer, di tenerselo a casa. Perché? Perché comunque l'ambiente domestico è l'ambiente migliore in assoluto per chi è affetto da una malattia neurodegenerativa. Quando purtroppo, come è stato nel mio caso, non vi è la possibilità di tenere un malato di Alzheimer a casa, perché molto spesso sono violenti, molto spesso scappano, molto spesso si è da soli come la sottoscritta e non si riesce appunto a tenere in casa un malato e a seguirlo, perché magari si deve lavorare, quindi cioè, si ha una famiglia e si deve pensare, insomma, mandare avanti il quotidiano, ecco che appunto ci si deve appoggiare alle ASL e alle strutture di riferimento che fanno a capo alle ASL. Queste strutture si chiamano RSA, quelle che molti giornalisti confondono con ospizi. L'ospizio è una cosa, cioè l'ospizio, l'anziano accede su base volontaria, la RSA è una struttura ad alta intensità incrementata per persone che non sono autosufficienti, tra cui appunto gli anziani che hanno l'Alzheimer. Sono strutture, dove praticamente l'anziano vi entra dentro e che dovrebbero garantire non solo l'incolumità della persona, ma garantire un'adeguata assistenza. Qual è il problema? Il problema principale è che queste strutture, purtroppo in Italia, non sono regolamentate da una legge nazionale, ma sono praticamente gestite singolarmente dalle ASL a livello regionale. Tutto questo cosa comporta? Comporta che spesso la struttura viene data in gestione, in subappalto ad una cooperativa. La cooperativa praticamente si occupa di fornire il personale socio-sanitario, socio-assistenziali, quindi medici, infermieri, eccetera. Ovviamente le cooperative, e questo va detto perché i giornali spesso non lo dicono, le cooperative non hanno la possibilità di pagare questo personale in maniera adeguata. E poi ci sono problemi di turnazione. Insomma, ci sono tantissimi problemi legati proprio alla gestione di queste strutture, e a farne praticamente scapito di tutta questa, chiamiamola, mala sanità sono i pazienti stessi, perché cioè, se la regione Piemonte o la regione Lombardia oppure la regione Veneto, adesso mi lasci dire, decide che, non so, di assegnare un servizio di cura e igiene dell'anziano che deve avvenire in un minutaggio di 10 minuti a paziente, è chiaro che l'operatore della struttura avrà 8/10 minuti di tempo per poter assistere questo anziano, e il resto di tutto il tempo praticamente l'anziano rimane lì abbandonato. Quindi dobbiamo capire che
che a prescindere tutta la normativa, che tutta la praxis da questo punto di vista è molto scarso, in realtà anche tempo accordato è veramente molto poco. Il tempo accordato è veramente poco. Poi ci sono altre problematiche che riguardano appunto la, come si dice, l'assistenza proprio del singolo paziente. È chiaro che ci troviamo magari di fronte a strutture che hanno più di 300 pazienti, ma il personale è molto ridotto. Quindi se ci sono 300 pazienti e abbiamo di fronte 10 operatori sociosanitari, è difficile riuscire a fornire un'adeguata assistenza all'anziano. Questo che cosa, cioè, che cosa ha comportato per mio padre? Beh, per mio padre sono stati 4 anni di malpractice, cioè quello che in inglese si chiama malpractice. Non c'è stata l'assistenza che doveva essere fornita e all'inizio, che era stata pattuita all'inizio appunto con la struttura sociosanitaria. Non c'è stata cura appunto della persona. Mio padre nel corso di 4 anni ha avuto 20 polmoniti. Allora, queste 20 polmoniti possono essere state sia di origine ab ingestis, quindi l'ingestione del cibo, perché l'anziano diventa disfagico e ha difficoltà, diciamo, a mangiare cibi solidi, e quindi attraverso appunto la disfagia il cibo non fa un decorso completamente diverso e va ad insediarsi nel polmone, e di lì si scatena appunto la polmonite ab ingestis. Ma ci sono state anche polmoniti dovute magari a bronchiti che non sono state curate adeguatamente, a finestre lasciate aperte dal personale e all'abbandono, cioè il fatto che questi anziani vengano abbandonati è verità. Diciamo che nel mio caso io andavo tutti i giorni a controllare la struttura, tutti i giorni ero sempre presente e cercavo insomma anche di lamentarmi con il personale direttivo di questa struttura, anzi di due strutture, perché le strutture sono state due. Ma nulla è valso, e comunque mio padre dopo 4 anni è deceduto alla fine per una polmonite. Ci dispiace tantissimo, vi facciamo le nostre condoglianze anche adesso, anche se è abbastanza tardi, sono passate tanti anni, e senz'altro la sua storia, già il fatto che desidera condividerla verso le persone che si affrontano questa problematica, e non solo in Italia ma dappertutto. Io vorrei capire, dopo aver fatto questa serie di azioni, scritto anche il libro, è riuscito a portare qualche risultato? Cioè, c'è qualche voce che vi ha ascoltato? Qualcosa si è mosso? Ma cosa dobbiamo fare? Ma qualcosa devo dire che si sta muovendo qualcosa, sono riuscito ministro Speranza. La signora Michela, la devo fermare un attimo perché penso che ce l'abbiamo problemi di connessione. Di vigilanza veramente regolamentato, vanno messe delle telecamere, vanno potenziati gli operatori, vanno potenziati gli infermieri, e soprattutto in questo periodo, cioè, bisogna veramente porre la massima attenzione, perché è un momento molto tragico dove appunto l'Italia sta affrontando questa seconda ondata di virus, e mi auguro che all'interno di queste strutture vengano prese le misure più adeguate possibili al fine di proteggere questi anziani. Ma ce lo auguriamo anche noi, trattiamo anche noi a fare qualcosa da questo punto di vista, siamo qui portavoce per questa problematica, ma e non solo, perché Nel
Noi ci auguriamo in questa situazione di fare da portavoce per poter cambiare qualcosa da questo punto di vista. In realtà si sono segnalate veramente tantissime persone in questo anno con questa situazione del Covid, non solo per la malattia dell'Alzheimer, ma tantissime anche l'autisti, un sacco di genitori o dei figli che avevano appunto i genitori malati che non hanno avuto l'assistenza giusta, insufficiente o non c'è stata proprio. Quindi con questa occasione noi trattiamo di fare questo appello a chi del dovere di riprendere la situazione in mano, perché veramente non è tollerabile in un paese della nostra portata come Italia, in un paese europeo e anche in una situazione del genere di non sistemare questa situazione. Angela, vuoi Assolutamente. mandare un ultimo messaggio verso i telespettatori, verso le persone che hanno affrontato o affrontano questa problematica? Allora, io cioè, dico sempre: non perdetevi d'animo, lo so, è una malattia molto difficile, però c'è sempre una speranza. Se potete, ripeto, cercate di tenere i vostri cari a casa. Ricordatevi della storia di Italo, perché veramente una storia così non deve accadere mai più in uno stato come il nostro, in uno stato come l'Italia. E soprattutto, cioè, il mio appello va alle istituzioni e al Ministero della Salute, affinché vengano adottate le misure quante più misure possibili per poter preservare gli anziani dal virus, dal Covid, e affinché le strutture comunque abbiano un corretto funzionamento. Detto questo, altro non posso dire che appunto fare un appello del genere e augurandomi che insomma gli anziani siano preservati da questa terribile malattia, perché ricordiamoci che gli anziani sono le stesse persone che hanno fatto la storia del nostro paese e molto spesso ce ne dimentichiamo. Troppo spesso leggo infatti sui giornali e vabbè, è mancato di Covid, era anziano. No, perché cioè, se adesso noi abbiamo il benessere, se adesso in Italia stiamo bene e abbiamo tutto, è proprio grazie al lavoro fantastico che hanno fatto i nostri anziani a partire dal dopoguerra. Assolutamente, anche noi auguriamo la stessa cosa, siamo con voi, con te Michela, ci dispiace veramente Grazie. per la tua perdita e a chi sta affrontando questa situazione. Voi mandateci tutte le vostre problematiche richieste in redazione, vi ricordo la nostra mail per chi magari ci sta guardando solo in questo momento, è irispresti@gmail.com, la redazione Iris è vicino a voi in qualche maniera almeno di comunicare giusto tutto quello che sta succedendo realmente. Grazie di cuore Grazie. Michela Farabella Grazie mille, e un grazie a saluto tutti, qui in grazie, studio di grazie. Viletto. Un A saluto, presto. grazie, buona E voi serata, a rimanete presto. qui con noi perché a breve inizierà una nuova puntata di Lezioni di Stile. A dopo.